cosa da raccontarci forse. Allora, da chi prendiamo? Vabbè, ha richiamato appunto il ruolo di Salvatore Rossi, presidente Camanzi, sulle assicurazioni. Salvatore Rossi è direttore generale della Banca d'Italia, ma da quando naturalmente le competenze nel settore assicurativo sono passate sotto l'egida della Banca d'Italia, è anche presidente dell'IVAS, la vecchia ISVA, per l'autorità di controllo sul mercato assicurativo. Non ci ha di che divertirsi nel corso della giornata, Allora, abbiamo richiamato più volte il tema europeo anche appunto nell'attività di regolazione italiana, perché abbiamo chiaramente tutto il cappello europeo che ci disciplina, al quale dobbiamo adeguarci. A proposito di Europa, Presidente, dall'anno prossimo il sistema bancario italiano sarà sotto l'egida della vigilanza europea. Ci può raccontare come si sta preparando il sistema bancario italiano a questo avvento che è decisamente importante? Glielo racconto molto volentieri, non mi pare centrale per no, però vogliamo sapere naturalmente la giornata di no, perché poi però ci racconti un po' anche perché no, per noi interessa sapere invece questo avvento europeo come poi andrà delle ricadute anche nel mondo bancario italiano per le eventuali relazioni appunto con i consumatori clienti. Intanto vi faccio precisare una cosa, noi ci stiamo avviando a costruire l'unione bancaria come obiettivo finale. Per arrivare a quell'obiettivo finale abbiamo un obiettivo intermedio di costruzione di un vigilante unico in Europa, di un sistema insomma, di regolazione e supervisione unico in Europa. Noi come Banca d'Italia, perché come lei diceva Risorgio, io ho posto due cappelli sulla stessa testa, perché sono qui come Banca d'Italia, sono qui come IVAS, peraltro qui apro una brevissima parentesi, ma questo lo diceva lei stessa, a questo punto Banca d'Italia e IVAS sono un po' un sistema di regolazione e supervisione su un campo di intermediari e servizi finanziari che include le banche, che include gli intermediari finanziari non bancari, che include a questo punto le compagnie di assicurazione, anche se i due istituti restano due entità legali e organizzative distinte, però hanno a questo punto un vertice comune, quasi comune, perché mi soffermo su questo dettaglio di costruzione istituzionale perché non è chiarissimo a tutti, è un po' complicato. La Banca d'Italia ha un direttorio formato da 5 persone, che è il suo vertice. L'IVAS ha un direttorio formato da 7 persone, 5 delle quali sono le stesse, che costituiscono il vertice della Banca d'Italia, e 2 consiglieri che sono esperti specifici nella materia assicurativa. Sono 2 organi collegati. Questo è molto importante, questo è uno dei segni di discontinuità, per esempio, tra l'IVAS e il vecchio ISVAP. L'ISVAP era un istituto verticistico, monocratico, l'IVAS ha a questo punto invece una testa collegiale. Ma il fatto di essere passata sotto Banca d'Italia ha cambiato in qualche maniera anche il controllo sul mercato assicurativo? So che adesso le sto facendo due domande appunto intrecciate, ritorniamo dall'Europa a questo, al territorio nazionale, però è cambiato in qualche modo? Allora, diamoci un ordine. Okay. Mi consiglio un minuto per chiudere sull'Europa. Colpa mia, peraltro, perché ho divagato. Allora, per tornare all'Europa, stiamo costruendo questo supervisore unico sull'IVA. La tutela del consumatore di servizi bancari, che è una delle responsabilità in questo momento della Banca d'Italia come supervisore nazionale, rimarrà una competenza nazionale. Quindi non entrerà in questa costruzione, tra l'altro già molto complicata, che è quella del vigilante unico. La strada che si porterà a avere il vigilante unico, che la conosciamo tutti bene, perché ormai vedremo bene di un dibattito sui giornali quasi quotidianamente, abbiamo un anno di tempo davanti a noi, sono previste una serie di tappe. È prevista questa cosiddetta asset quality review, quindi questa revisione della qualità degli attivi che sono presenti nei bilanci bancari di tutti i paesi dell'area dell'euro. Siamo ormai, peraltro ci lavoriamo da tanto tempo, già, quindi siamo in una fase avanzata di preparazione, affrontiamo questo compito comune noi italiani con
assoluta serenità, questo è quello che quello della macchina che lo ha più volte ribadito, la serenità discende dalla consapevolezza che il nostro sistema bancario sente naturalmente i 5 anni di recessione, i 5 anni difficili in cui si sono susseguite 2 recessioni in fila, una condizione economica così difficile quale forse mai si era determinata in Italia dal dopoguerra, non poteva non riflettersi sulla condizione del sistema bancario italiano, ma tenuto conto di questo noi siamo fiduciosi nel fatto che le diverse tappe di costruzione del vigilante unico, incluso la revisione della qualità degli attivi bancari, non riserverà cattive sorprese eclatanti per quello che riguarda il sistema bancario italiano e forse anche per quello che riguarda il sistema bancario degli altri paesi che coinvolgeranno, che saranno coinvolti in questa operazione. Bene. Detto questo, torniamo alla questione IVAS. Il compito che ci siamo dati noi della Banca d'Italia entrando nell'IVAS neocostituito dal 1 gennaio di quest'anno è stato innanzitutto un compito riorganizzativo e di ridefinizione delle regole del RAS, anche delle regole del RAS interno dell'istituto. Quindi abbiamo per esempio unificato tutta la, quella che si chiama la vigilanza cartolare, cioè la vigilanza che si fa a distanza, quella che si fa sulla base del carte, dei documenti, e che si distingue dalla vigilanza ispettiva, quella che si va a fare invece no, mandando gli ispettori in loco, che nel vecchio ISVAP non aveva una sua dignità autonoma dal punto di vista organizzativo, quindi abbiamo creato un ispettorato di vigilanza come somiglianza della modalità organizzativa della Banca d'Italia, un ispettorato di vigilanza separato dal servizio che invece fa la vigilanza appunto così. Quanto ci sarebbe stato bisogno di questo ispettorato un paio di anni fa per un grande caso italiano, chiusa parentesi, poi magari se... Non solo abbiamo creato una struttura autonoma di ispettorato, ma abbiamo scritto un manuale ispettivo che non c'era. Quindi gli ispettori, quando si recano presso una banca, se sono ispettori della Banca d'Italia o una compagnia assicurativa, se sono ispettori del IVAS, devono portare con sé un manuale, una guida, devono sapere che cosa fare. E queste linee guida devono essere uniformi, devono essere state pensate, meditate. Se la società si pone, altrimenti si è in una condizione di debolezza per definizione nei confronti della compagnia che si va, della compagnia o della banca che si va. Avete guardato su questi ispettori? Sì. Ah, quest'anno? Sì. Abbiamo quest'anno, sono già partite e si sono anche concluse numerose ispezioni IVAS alle quali hanno partecipato ispettori della Banca d'Italia, che sono stati prestati per così dire IVAS, per favorire questa osmosi di pratiche, di buone pratiche, buone speriamo che siano buone, di mentalità se vuole anche, di cultura rispettiva tra i due istituti. Senta, sa che c'è naturalmente tutela del consumatore in ambito bancario e finanziario, nascerà una parità di figura assicurativa? Questo è un tema in questo momento all'attenzione. Ci stiamo riflettendo, naturalmente ci sono differenze tra i due mondi. L'esperienza che abbiamo fatto con Banca d'Italia, con l'arbitro bancario e finanziario è, io credo, molto positiva, spero che anche i consumatori la giudichino positiva, quei consumatori che ne conoscono l'esistenza, perché un problema dell'arbitro bancario e finanziario è la sua esistenza. Ma come molti altri strumenti di tutela che adottano anche le altre autorità, il problema è arrivare lì. Esatto, l'arbitro io credo che funzioni bene, costa pochissimo, dà dei giudizi che nel livello storico ben certi
e brevi e corti, e poi dà dei giudizi che nel record storico che abbiamo davanti a noi nella maggior parte dei casi sono stati a favore dei consumatori. Non sempre naturalmente, perché non è detto che il consumatore abbia sempre necessariamente ragione, però diciamo, di fatto quello che è successo in questi anni è questo, che la maggior parte dei giudizi dell'arbitro sono stati a favore dei consumatori. Stiamo adesso riflettendo su un potenziamento di questo sistema. Voi sapete, l'arbitro in realtà è una entità autonoma rispetto alla Banca d'Italia, che deve avere la sua indipendenza di giudizio. La Banca d'Italia fornisce assistenza tecnica segretariale, quindi le segreterie tecniche dell'arbitro sono tre, una a Milano, una a Roma e una a Napoli, sono fornite dalla Banca d'Italia con personale della Banca d'Italia. Stiamo riflettendo sulla opportunità di estendere questo sistema. Un'ultima domanda che volevo fare relativamente alle consultazioni che avete concluso a settembre sul tema della trasparenza. Andrete adesso a formulare le vostre conclusioni, credo, a fine dicembre. C'è qualche cosa da raccontare a questo proposito? Adesso vi sta parlando come Banca d'Italia, come Banca d'Italia, trasparenza bancaria. Sì, avete fatto anche di nascosto anche quello del settore assicurativo. No, mi faccio dire, guardi, una cosa un po' più generale per rispondere a questa sua domanda, perché questa volta parlo come Banca d'Italia, ma poi in realtà adesso fa un po' dottor Jekyll e Mister Hyde, deve fare tutte quelle cose. La tutela del consumatore di servizi bancari e finanziari è una competenza che è stata assegnata alla Banca d'Italia per legge in un periodo relativamente recente. In realtà la Banca d'Italia già se ne occupava in anni precedenti, però non è stato semplice e non ci si è messo poco tempo a far sedimentare. Vorrei dire, nella nostra cultura aziendale e anche nelle nostre prassi, un concetto molto importante, secondo cui chi tutela e difende la stabilità del sistema bancario, per esempio, e dei singoli consumatori, può far tesoro della tutela del consumatore di servizi offerti da quegli intermediari. Perché se i rapporti commerciali, i rapporti d'affari contrattuali fra l'intermediario e i suoi clienti sono buoni, sono corretti, sono trasparenti, questo accresce la stabilità di quell'intermediario e dell'intero sistema. Questa è una verità elementare, come dire, un concetto di fondo che però si è fatto strada gradualmente. Adesso credo di poter dire che sia un patrimonio acquisito da parte della Banca d'Italia, lo è anche da parte dell'IVAS, che anzi forse beneficiando di norme che abilitavano l'IVAS a occuparsi di questo da prima, ha avuto più tempo, come ISVAP, il vecchio ISVAP, ha avuto più tempo per costruire questa funzione di tutela del consumatore di servizi assicurativi. In quel caso è di considerare quella tutela parte importante, parte integrante della più generale vigilanza sulla stabilità e sulla solvibilità delle compagnie. Quindi noi ci muoviamo adesso al solco di questa corrente nata negli anni 90 e che si è ingrossata gradualmente nel corso degli anni. A questo punto siamo, credo, pienamente consapevoli che facendo un mestiere al tempo stesso facciamo bene anche l'altro e che non ci sono conflitti tra questi due obiettivi. Quindi sul tema della appunto, trasparenza delle consultazioni. E la trasparenza è un aspetto importante in questo. Le consultazioni come sono terminate non ce lo vuole raccontare. Non possiamo partire. Lei come anche cittadino, che cosa ne pensa del fatto, torniamo alle assicurazioni, che sa che va da una parte all'altra, come cittadino che cosa pensa del fatto che nel nostro paese ci sono almeno 4 milioni di auto che circolano senza tagliando o con tagliando i contraffanti? Guarda, è un tema di sensibilità generale, a prescindere dalla vigilanza. No, anche qui il tema è più generale. Il tema più generale riguarda tutta la questione delle tariffe ufficiali. Il sistema di assicurazione della responsabilità civile degli automobili.
Questa è una questione annosa, come sappiamo. La questione di cosa consiste? Consiste nel fatto che le tariffe assicurative e le frodi sono entrambe abnormalmente, mi faccio usare questo avverbio complesso, alte, in Italia nel confronto internazionale. Sono due fenomeni speculativi, tariffe alte, frodi alte. Le frodi, poi sappiamo, sono concentrate in alcune località, in alcune storie del paese. In qualche caso sappiamo essere il sistema che produce le frodi infiltrato dalla criminalità organizzata. Sono anni che il tema viene dibattuto. Non si è fino a questo momento riusciti a trovare una soluzione radicale di questo problema. Con il passaggio dall'ISVAP all'IVAS ci siamo rimessi ad affrontare questo problema. Abbiamo preso d'intesa con l'antitrust, con Giovanni qui, ed è uno degli esempi, uno degli esempi di intensa collaborazione interistituzionale. Abbiamo preso l'iniziativa di far sorgere un tavolo di elaborazione di proposte concrete e coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo fatto fino a questo momento, io credo, un buon lavoro. Io e Giovanni Di Pozzella ci siamo personalmente impegnati in queste discussioni, anche tecniche. Adesso siamo arrivati a un momento delicato in cui non dobbiamo perdere tensione riformatrice, perché gran parte del lavoro tecnico è fatto. Adesso bisogna entrare nella fase in cui questo lavoro tecnico si traduce in norme, perché ci vogliono norme, ci vogliono norme di legge, ci vogliono norme secondarie, regolamentari. La presenza dell'antitrust è importantissima naturalmente in tutto questo, perché occorre trovare una soluzione che sia rispettosa del mercato e rispettosa della concorrenza. Non ci possiamo immaginare soluzioni dirigiste che impongano alla generalità delle compagnie o a singole compagnie fai questo, fai quest'altro, abbassa le tariffe, alza, eccetera. Bisogna creare una condizione generale, innanzitutto con norme primarie, che consenta di abbattere il fenomeno delle frodi. Una volta fatto questo, una volta quindi prodotta una generale, trasversale riduzione di costi per le compagnie, poi bisognerà stare molto attenti, verificare, questo è evidentemente il compito precipuo dell'antitrust, verificare che la concorrenza agisca fra le compagnie e questa generale riduzione di costi si traduca attraverso la concorrenza in un abbattimento dei costi. Questo è il... Speriamo tra un anno di avere materiale per commentare in termini di questa norma che lei fa. Io spero davvero che sia. È molto importante la volontà politica, perché poi a lui ci vogliono un'altra di legge. E tu pensi alla legge di stabilità che va a essere privata di tempo, ma non credo. Ci vuole... Va bene. Grazie.